prima querela per Maurizio Crozza, nella puntata di venerdì De Crozza del Paese delle Meraviglie, che con la sua satira tagliente sembra aver attirato l'attenzione di Francesco Nitto Palma, neonominato presidente della Commissione Giustizia. Il signor Maurizio Crozza ha ritenuto di dedicare la sua attenzione alla mia persona, dichiara Palma, e ha affermato: la prima cosa che Nitto Palma ha fatto dopo la nomina a presidente della Commissione Giustizia del Senato è stata quella di andare a trovare in carcere Cosentino. È come se il premio Nobel per la pace, appena premiato, andasse a trovare il signor Kalashnikov. La battuta può piacere o no, continua Nitto Palma, ma si fonda su un dato di fatto completamente falso. In effetti, da quanto emerge da interviste radiofoniche e articoli di giornale, il galeotto incontro sarebbe avvenuto diversi giorni prima della stessa candidatura a presidente della commissione e sembrerebbe solo per motivi personali. Lo spostamento della data dell'incontro a dopo l'elezione a presidente della Commissione Giustizia è di per sé vergognoso, anche perché chiaramente finalizzato ad attivare una nuova fasulla polemica. Il signor Nitto Palma sembra davvero su tutte le furie, ed infatti annuncia di aver mandato i propri avvocati a procedere alle iniziative giudiziarie del caso contro Maurizio Crozza. «Gli concederò la più ampia facoltà di prova», ha detto.